Cari amici di Fano TV, ben trovati. Siete pronti per un viaggio gustoso e prelibato? Allora seguiteci al ristorante La Lanterna a Meta Auriglia di Fano per Baccalà Fest 2024. Dal 1 febbraio al 30 marzo ritorna la Kermesse, il festival del baccalà e dello stoccafisso. Questa sera assisteremo alla sfida nazionale di 7 chef professionisti che a suon di pentole cercheranno di accattivarsi il parere favorevole dei palati più esigenti. Una delle novità di quest'anno è la collaborazione con la Confcommercio Marche Nord e un'altra bella novità è portare l'evento alla Bit di Milano. Sì, noi già dalla domenica, lunedì e martedì saremo presenti con un nostro desk alla BIT, che è la fiera internazionale del turismo che si svolge a Milano, dove accanto alla presentazione dell'itinerario della bellezza, questo nostro prodotto di promozione turistica, che presenteremo effettivamente lunedì 5 febbraio, porteremo anche il Festival del Baccalà, perché noi abbiamo deciso quest'anno di diventare coorganizzatori di questa manifestazione con un obiettivo a lungo termine, che è quello il prossimo anno di farlo diventare un'iniziativa regionale, quindi con un'ampia diffusione tra i ristoratori di tutto il territorio regionale. Già quest'anno ci sono 5 ristoranti di fuori provincia, ma il prossimo anno sarà strutturato in maniera diversa, con una partecipazione molto più ampia. E poi l'obiettivo è di valorizzare con il Festival del Baccalà ulteriormente le nostre tante iniziative nel settore dell'enogastronomia, che riteniamo fondamentale per la promozione turistica del territorio. A giorni presenteremo la nuova edizione dei weekend gastronomici di primavera, poi quest'anno molto importante l'uscita dell'itinerario enogastronomico nell'itinerario della bellezza. Quindi insomma un anno che parte bene con il Festival del Baccalà. Questo festival tra l'altro è anche un importante volano per il settore appunto della ristorazione. Sì, noi da anni insomma lavoriamo per fare in modo che attraverso anche iniziative di promozione, come il caso di questo festival, si incrementino le opportunità economiche per il mondo della ristorazione. I ristoranti sono forse l'unica attività economica diffusa su tutto il territorio provinciale, cioè in ogni borgo può mancare il negozio alimentari, manca sicuramente l'edicola, la tabaccheria, ma è difficile che manchi un'osteria, una trattoria o un pubblico esercizio. Anche con queste iniziative di promozione, i weekend gastronomici, il Festival del Baccalà e tante altre, contribuiamo al mantenimento in vita di queste attività economiche. Sono 7 gli chef professionisti che adesso andiamo subito ad incontrare e ve li presentiamo uno ad uno. Sono Antonio Rosa, vengo da Lisbona e abbiamo un ristorante che si chiama Il Lusitano e oggi presentiamo questa ricetta di baccalà, che è un'insalata di baccalà con il peperoni cotta alla brace. Il piatto di questa sera è un piatto elementare, semplice, dove si sente il baccalà, per cui il baccalà viene passato in una infusione di acqua aromatizzata con limone e sedano e poi accompagnato da una salsa di merluzzo bianco con l'aggiunta di alghe e tonno secco e un goccio di olio coroncina della nostra macerata. Noi presentiamo un maritozzo con salsiccia di baccalà e cime di rapa, piatto che sposa chiaramente la tradizione, la nostra tradizione del territorio, con il maritozzo molto innovativo associato alle cime di rapa saltate, stufate in padella
come si fanno in, proprio in meridione, quindi riportiamo un po' entrambe le parti del territorio, il territorio marchigiano, il territorio meridionale, perché il mio socio è meridionale, e abbiamo poi alla fine creato questo piatto da presentare per la serata. La ricetta è il baccalà mantecato, è una ricetta che viene, che proviene dal Friuli Venezia Giulia, Istria, perché una volta l'Istria e il Friuli erano attaccate, ecco, unite insomma. Bon, questo baccalà mantecato è semplicissimo da fare, perché i suoi ingredienti sono olio, sale, pepe, prezzemolo e aglio, e poi volendo dei piccoli filetti di acciuga. Viene amalgamato tutto insieme e viene fatto poi mantecare con un robot, insomma, semplice. Allora viene servito con la polenta, che arrostita per l'occasione, fatta in precedenza, che rientra nella tradizione friulana, una polenta casereccia, rustica, e diventa anche un piatto sostanzioso, robusto, se vogliamo, calorico, come tanti altri piatti della tradizione friulana, la brovada, il musette, la pasta ai fagioli. Ecco, per cui comunque c'è una variante poi interpretata anche qua dal cuoco Gilberto, che prevede anche l'aggiunta di un olio di sua produzione, che è questo che vede qua esposto. Ottavo anno che siamo qui a Fano, veramente con grande piacere, perché è una gara molto, molto sentita. Quando vedo, ogni anno c'è sempre più gente, e per noi, ed è una sana competizione, quindi siamo tutti amici, ci conosciamo un po' tutti quanti. Quest'anno ne abbiamo portato un primo, a differenza degli altri anni che siamo arrivati sempre con un secondo. Quest'anno lo chef ha deciso di proporre un tortello di farro con baccalà e melanzana fritta su una vellutata di datterino giallo e una spuma di acqua di baccalà con un crumble di tarallo. Quindi quest'anno ci siamo presentati con un primo. In abbinamento l'olio di Salvatore Moffa, il nostro olio di oliva di Peranzana, che andrà a fare da cornice e a valorizzare il piatto che Cataldo Giaconella, il nostro chef, ha portato quest'anno, ci propone. Presentiamo questa sera questa ricetta antica. Ecco, un'antica ricetta che si chiama baccalà arrosto segreto con le patate, ripresentato in forma un po' più innovativa, con una crema di patate parmentier, le olive fatte in casa sempre dalla fattoria, con l'olio blend della nostra fattoria, e quest'anno abbiamo messo in più una composizione di canne sotto, in modo che poi sopra c'è l'alloro e poi il filetto di baccalà con l'aglio, olio e prezzemolo, in modo che non si attaccasse praticamente. E la presentazione rappresenta tipo una vela, diciamo, ecco, una vela di sapori praticamente del nostro territorio. È la prima volta che partecipo a questa edizione di Baccalà Festival, e abbiamo presentato un baccalà della tradizione della vigilia, classico in umido con patate, leggermente rivisitato con verza e ceci, rosmarino e il nostro olio extravergine di oliva Podere Bertani. Patrocinio del Comune di Fano parte anche l'edizione 2024, che è un modo per celebrare anche la nostra tradizione culinaria, gastronomica e quant'altro. Direi proprio di sì, però il primo pensiero è un ringraziamento, perché questa è una bella iniziativa promossa dai viandanti dei sapori, un'associazione che ormai ci ha abituati ad alti livelli,
e nel suo programma annuale ha inserito questa edizione del Baccalafest, che è vero, rappresenta la nostra tradizione. Se chiudiamo gli occhi e ripensiamo ai decenni alle nostre spalle quando eravamo ragazzini, ricordiamo la bacinella in casa dove si preparava il baccalà, che era un appuntamento fisso nell'arco dell'anno. E allora ecco, questi sono momenti belli perché ci legano alla nostra tradizione, che altrimenti rischiamo di perdere, perché oggi è sempre più difficile trovare in casa che si dedichi, ci vuole tempo per fare queste cose. E questo momento è anche un momento, come dire, di creatività, chef che propongono le loro creature, le ricette del baccalà, mantenendo la tradizione ma anche guardando all'innovazione, ai nuovi sapori, ai nuovi gusti, e quindi è cultura, creatività e arte, l'arte culinaria, quindi un bel momento e complimenti veramente all'organizzazione. Con l'ideatore di questa iniziativa che quest'anno è ricca di novità. Sì, quest'anno abbiamo allargato un po' il cerchio di questa iniziativa nata tantissimi anni fa in occasione di Sapori, gli primi anni di Sapori Aromi d'Autunno, in una serata che volevamo dedicare al baccalà, e da lì è partita questa idea di parlare di questo prodotto straordinario che viene consumato in tutte le famiglie dal mare al monte, noi diciamo, a differenza del pesce dell'Adriatico che magari più buono ma per alcuni, ma viene consumato nella litoranea soprattutto. Comunque ecco, da lì siamo partiti con quest'idea e abbiamo iniziato a fare delle gare. Questa è la 13ª edizione delle gare gastronomiche legate al baccalà e allo stoccafisso, prima con amatori e poi con gli chef dei ristoranti, diciamo, più conosciuti. Quest'anno, grazie anche alla collaborazione della Confcommercio a Marche Nord, abbiamo un pochino, come dicevo prima, allargato il raggio d'azione per poter diventare prima o poi, ma lo siamo già, perché partecipano ristoranti dal Friuli alla Puglia a livello nazionale. Però ecco, vogliamo veramente estendere, diciamo, la partecipazione dei ristoranti del territorio della provincia di Pesaro, che avrà 2 mesi dedicati al Giro Baccalà, che non è altro che un itinerario gastronomico in questi locali. Vogliamo estenderla, e già da quest'anno abbiamo iniziato, anche a livello di tutta la regione, con la partecipazione di tutte le province marchigiane. Quest'anno abbiamo 15 ristoranti della provincia di Pesaro Urbino e 5 ristoranti delle altrettante province marchigiane. È prezioso questo appuntamento perché celebra sì un piatto della nostra tradizione, quello che veniva chiamato la bistecca dei poveri e che oggi comunque è un'eccellenza a tavola abbinata ad un'altra eccellenza, o meglio a tante altre eccellenze, quelli degli oli extravergini di oliva provenienti un po' da tutta Italia. Infatti è nata proprio, ecco, la particolarità di questo evento è proprio questo, dello sposalizio tra questo prodotto che è il baccalà o lo stoccafisso, cucinato in tantissime maniere dalle nostre cuoche, dalle nostre mamme che ci hanno tralasciato queste tradizioni di questi piatti, con un prodotto dal punto di vista gastronomico e salutistico tra i migliori che esistono, l'olio extravergine di oliva. E noi come Olea, con gli amici di Olea, abbiamo, diciamo, valutato questi oli e li proponiamo a tutti i ristoranti che partecipano a questo evento di utilizzare questi prodotti, che siano marchigiani, che siano pesaresi, non importa, o che siano di altre regioni, l'importante è che siano oli di altissima qualità, perché l'olio fa bene, è buono e diciamo si sposa perfettamente con questo piatto che è il baccalà o lo stoccafisso. In ultima battuta, non dimentichiamoci di dire che queste sfide raccolgono un numero importante di ospiti che vengono a degustare queste prelibatezze e quindi è un polo d'attrazione per la ristorazione che aderisce. Sì, sicuramente, diciamo, è un percorso turistico e gastronomico al quale partecipano, ma qui abbiamo anche in questa serata, oltre alla precedente del mercoledì scorso, del 24 gennaio, con i cuochi amatoriali, abbiamo la presenza, la partecipazione anche da fuori regione di gente che ha visto questo, diciamo, questo evento, ha conosciuto questo evento tramite internet o gli altri mezzi di comunicazione sui quali ci siamo
abbiamo, sui quali ci siamo buttati tra virgolette per promuoverlo, e da qui è nata la partecipazione di queste persone, le più disparate, da tutte le parti delle Marche. Baccalà Fest promuove il territorio perché fa parte per l'appunto degli itinerari della bellezza e quest'anno coinvolge anche altre province marchigiane. Sì, un itinerario del gusto che fa grande la nostra regione. D'altronde valorizziamo delle tradizioni secolari della nostra cucina, di un prodotto versatile e forse anche a molti sconosciuto, che però viene valorizzato come una valorizzazione dell'identità della nostra regione, che si confronta con altre regioni italiane e al tempo stesso valorizza i nostri grandi ristoranti, i nostri grandi chef. Dalla collina, dalla nostra montagna, fino ad arrivare alle nostre bellissime spiagge, abbiamo un potenziale ancora tutto da scoprire, che grazie anche alla maestria degli organizzatori di questa iniziativa negli anni e alla Regione Marche, che sta riscoprendo il valore turistico della nostra regione, può portare grandi soddisfazioni al turismo delle Marche e anche all'economia dei nostri territori. Abbiamo accennato in apertura al connubio straordinario tra il baccalà e poi l'olio extravergine, quello d'eccellenza. Possiamo veramente dire tanto. L'olio è la ciliegina sulla torta di ogni piatto, ovviamente anche del baccalà. E in tutti questi piatti noi abbiamo apprezzato anche la qualità dell'olio impiegato. Noi però diciamo sempre che per capire veramente fino in fondo quanto un buon olio possa modificare il piatto, potrebbe essere simpatico in ogni casa anche aggiungere a ogni piatto qualche goccia di olio erbaceo, la nostra raggia, e dall'altra parte qualche goccia di olio con prevalente profumo di pomodoro, la scolana tenera. La differenza dell'olio cambia il piatto e si fa capire fino in fondo quanto aggiunga bontà. Lei questa sera è qui in veste anche di giurato e oltre ad assaggiare il baccalà in tante varianti ha potuto degustare anche delle prelibatezze di oli di oliva provenienti un po' da ogni parte d'Italia. Sì, però messo nel piatto l'olio poi è difficoltoso distinguerlo dall'insieme dei sapori di ciascun piatto. Proprio per questo io dico che sarebbe carino su ogni piatto provarne due di olio. Cosa dice di questa sfida tra chef, senza svelare troppo? Dico semplicemente che la qualità di tutti è eccelsa. Abbiamo mangiato dei piatti innovativi, tradizionali, tutti di altissima qualità con materie prime eccellenti. E quindi è anche arduo giudicare e per questo tutto diventa più facile con la giuria popolare anche, che dà il suo giudizio su tutto. Questo è il tavolo della giuria che questa sera sta faticando non poco, si può dire, perché questi chef professionisti stanno preparando delle prelibatezze sublimi. Sì, no, certamente ci sono dati da fare per trovare, solo che a un certo punto il prodotto di base, che è il baccalà, allora abbiamo tutte le sfumature di chi fa sentire molto il baccalà e poco tutte le cose che ci mette intorno, e qualcuno invece che ci mette delle cose che modificano il sapore, ne fanno sentire delle sfumature diverse, per cui può essere qualcosa più piacevole o meno piacevole, dipende da chi è che piace sentire il sapore forte del baccalà alle volte, e allora uno c'ha delle preparazioni un po' più selvatiche, diciamo, che si sente maggiormente il sapore, e qualcuno che ha addolcito cose elaborate. Però il bello è proprio della cucina, è che ognuno in cucina che mette un qualcosa di suo su una materia prima, su questa materia prima elaborandola e ottenendo un risultato che è diverso. Noi ne abbiamo gustati 7, ma questi 7 sono uno diverso dall'altro, non è che sono uguali. Quindi lei ci sta dicendo che erano tutti degli ottimi piatti e quello che incide molto è anche il gusto personale del giurato. Questo sicuramente, abbiamo visto che anche il gusto personale di chiunque lo voglia mangiare, se apprezza molto il sapore forte del baccalà oppure lo vorrebbe sfumato,
un pochino alleggerito come sapore. E noi stasera ne abbiamo infatti sentito dei sapori, nei sette che abbiamo gustato c'erano dei sapori anche abbastanza diversificati, quindi abbiamo apprezzato alcuni piatti per l'elaborazione che era stata fatta, ma però a un certo momento abbiamo apprezzato lo sforzo che hanno fatto tutti quanti per cercare di presentare ciascuno secondo il proprio sentimento questo piatto del baccalà che viene da una lunghissima tradizione che però si presta anche a delle innovazioni. Abbiamo visto come è possibile innovare su un piatto che è vecchio. Questo piatto nelle nostre campagne ci aveva 300-400 anni di esercizio, perché una volta era quello che costava di meno e si conservava meglio, e quindi a un certo momento veniva utilizzato nelle case anche quando si doveva fare i venerdì di magro e uno non c'aveva il pesce, usava questo. Ecco che allora a un certo punto elaborare questi dati diventa, questi prodotti diventa anche difficile, perché a un certo momento c'è una lunga tradizione. Gara che si rispetti, andiamo subito allora a congratularci con i vincitori del ristorante La Palomba. Ve lo aspettavate questo riconoscimento? Veramente no, perché come dico, siamo venuti giù dall'entroterra a cucinare il pesce, insomma non ce l'aspettavamo di sicuro. Ricordiamo brevemente la vostra ricetta che poi è stata premiata e apprezzata. Allora, la ricetta è la ricetta tradizionale del baccalà con le patate, che abbiamo rivisitato facendo diciamo una purea di patate, dove abbiamo messo sopra il baccalà in umido avvolto in una sottile foglia di verza appena scottata, dopo sopra una piccola pioggia di ceci, sempre cotti lessi e conditi tradizionalmente. Premiati dalla giuria di qualità e anche dalla giuria popolare, a chi dedichiamo questa vittoria? La dedico, diciamo, come dicevamo prima, alla famiglia, alle nostre origini contadine, ecco, che ci danno la forza di tramandare certe tradizioni che sono molto importanti, ecco. Grazie allora e congratulazioni. E siamo proprio con il padrone di casa, il titolare del ristorante La Lanterna, che ha ospitato davvero tante persone che hanno degustato queste prelibatezze e ha ospitato anche questa kermesse. Sì, devo dire che ormai siamo arrivati alla 13ª edizione, insieme a Sapori Aromi d'Autunno, Olea e tutti gli altri, sono 13 edizioni che ci divertiamo, veramente, è un divertimento. Chiaramente c'è un po' di fatica dietro per l'organizzazione, però alla fine è divertentissimo vedere tanta gente contenta, soddisfatta di una serata diversa, perché non è una serata di andare al ristorante, ma è una serata tra il ristorante e una sagra. Per cui ci divertiamo tutti, i clienti che sono seduti, gli amici che sono seduti e noi che ci lavoriamo. E soprattutto sono contento perché ci mi fa stare insieme a 7 colleghi che ci vogliamo bene, per cui è la cosa più bella. Viaggio tra i profumi e soprattutto i sapori termina qua. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.